Da un quarto di secolo a questa parte il velodromo Francone è stato e sarà protagonista anche in futuro di numerose manifestazioni, eventi legati al mondo dello sport e naturalmente in primo piano al mondo delle due ruote. Organizzazione di eventi importanti sia a San Francisco al Campo come fuori San Francisco, ricordiamo l'importante lavoro fatto riguardo le tappe del Giro d'Italia che sono state ospitate in Canavese. Adesso, a breve, la pista di San Francesco sarà protagonista di un altro evento molto importante, ovvero ospiterà i campionati italiani di specialità dal 20 al 22 settembre. Una gara fondamentale naturalmente per la federazione perché assegnerà i titoli 2022. Inoltre, cosa non da poco, porterà in Canavese alcuni dei migliori atleti a livello nazionale e internazionale, reduci appunto dalle gare di livello mondiale. Siamo qua con Giacomino Martinetto, che è presidente del Velodromo Francone, colonna portante, una delle colonne portanti di questa associazione che ormai, appunto, dicevamo prima, da più di 25 anni lavora non solo sul territorio. Con te facciamo una chiacchierata e ti chiedo, raccontaci un po' questi momenti, questi giorni di avvicinamento, come state lavorando voi e che evento dobbiamo aspettarci. Grazie Davide, innanzitutto. Allora, questi campionati italiani sono arrivati così un po' improvvisamente, in quanto in luglio ci ha contattato la Federazione Ciclistica Italiana, aveva messo una candidatura per l'assegnazione appunto di questi campionati italiani, che sono un po' propedeutici per preparare il campionato del mondo che si svolgerà ad ottobre in Francia. Noi abbiamo partecipato a questa candidatura e abbiamo avuto la fortuna e veramente la La capacità bravura. per riuscire ad assegnarcene. Per cui la macchina organizzativa si è subito messa in moto, stiamo predisponendo un palinsesto molto importante, in quanto la federazione ci ha garantito tutta la nazionale italiana al completo. Mancherà solamente Filippo Ganna e Elisa Balsamo, che tra l'altro sono due ragazzi che sono nati sul Velodromo Francone, e in quanto sono impegnati in Australia ai campionati del mondo. Per cui avremo i maggiori interpreti italiani del ciclismo su pista, ma anche dei plurimedagliati, perché ci sarà Elia Viviani, che è stato campione olimpico, è attualmente campione del mondo. E ci ha E regalato di campione europeo recente che anche si è una gara laureato straordinaria. quindi un mese fa a Monaco, campione europeo. Ci sarà Chiara Barbieri, pluricampionessa del mondo, la paternoster, per cui tutto l'entourage della nazione italiana. Dovremmo avere la presenza di parte del quartetto olimpico che ha vinto l'anno scorso le Olimpiadi, per cui Francesco Lamon ha già dato la sua adesione. Aspettiamo l'adesione di Francesco Milan perché appunto dipende un po' dagli impegni su strada che avrà in questi giorni. Poi tutto si sta organizzando al meglio, tutto è pronto, sarà un grandissimo evento che darà sicuramente lustro al nostro velodromo, per cui mettiamo nel nostro curriculum un'altra bellissima manifestazione molto, molto importante e sicuramente sarà anche un punto di riferimento per il canavese, perché comunque ritengo ci saranno delle ferite televisive sulla RAI, e di conseguenza potrebbe essere anche per il territorio un buon veicolo di promozione. Tu giustamente hai detto purtroppo mancheranno due grandi interpreti che sono cresciuti anche loro su questa pista di San Francesco. Dimostrazione che San Francesco, Velodromo Francone, non è solo organizzazione di gare, ma è anche capacità di far crescere i giovani, capacità di dare la possibilità agli atleti che aspirano a quei grandi livelli, appunto come europei, mondiali e olimpiadi, di prepararsi, di crescere e diventare poi dei campioni. Sì, diciamo che da 25 anni il Velodromo Francone è centro nazionale di avviamento alla pista, per cui è l'unico centro piemontese e tutti i ragazzi che fanno attività ciclistica periodicamente, tutti gli anni, frequentano questo centro. Questo centro è molto importante per la loro formazione, in quanto è gestito da due o tre tecnici federali,
laureati ISEF, un meccanico, per cui c'è una struttura molto importante dietro di formazione, ma anche di preparazione. Quando il ragazzo arriva, si trova una struttura pronta, si trova i mezzi pronti, per cui le biciclette. E in questi anni abbiamo anche cercato di migliorare sempre il parco tecnologico delle biciclette, perché comunque in 25 anni abbiamo visto proprio una trasformazione esponenziale del mezzo, dell'aspetto tecnico. E in questi anni, grazie a questo assiduo lavoro, che forse non si vede così esternamente, ma sono cresciuti appunto su questo nostro impianto tantissimi ragazzi. Il clou è sicuramente Filippo Ganna, pluricampione del mondo di inseguimento su strada, pluricampione del mondo dell'inseguimento su pista, e Protagonista campione anche. olimpico, non è poca cosa, per cui credo che ha raggiunto veramente l'apice che si possa raggiungere in una carriera sportiva. L'altro atleta di riferimento è Elisa Balsamo, che la ricorderò sempre alla sua prima gara al Velodromo Francone. Dopo 2 giri ha avuto un incidente, è caduta, si è rialzata e la gara dopo è riuscita a battere i maschietti, per cui già Tosta, il tosta. talento si è visto subito. Ma in questi anni veramente sono passati centinaia e centinaia di ragazzi che grazie allo sport si sono formati, non solo nel mondo sportivo, ma anche nel mondo professionale. E questa credo che per un gestore, per uno che tiene in piedi una struttura di questo genere, sia la più grande soddisfazione. Io oggi sento ancora dei ragazzi che mi chiamano, magari un esempio, un ragazzo ha fatto una carriera da ingegnere, attualmente in America. E tutti gli anni per Pasqua, per Natale non si dimentica di chiamarmi, per cui questa è una soddisfazione che deriva da una gestione seria, Certo. sicuramente mirata e rivolta appunto negli anni. Una grande famiglia, ma una grande famiglia che è professionale, professionistica, perché alla fine dei conti trattate quei professionisti, li trattate e li mettete in mo fate in modo che loro possano dare il meglio su una pista che è via via sempre migliorata, avete fatto sempre dei lavori per cercare di mantenerla sempre ad alti livelli e che appunto in questi anni ricordiamo la sigla internazionale, le prove di Coppa del Mondo, al di là dei campionati regionali. Poi, tra l'altro, un'altra cosa che sottolineerei è il fatto che voi avete anche una grande attenzione per quello che è il mondo paralimpico, perché voi siete stati, continuate a essere un punto di riferimento anche per gli atleti con disabilità che trovano la possibilità di allenarsi o comunque di fare gare sulla vostra pista, e questa non è una cosa da poco. Ma io ritengo che il ciclismo va visto a 360 gradi. Il ragazzino che viene e approccia la pista non è detto che sia la sua specialità, perché le due ruote spaziano dal mountain bike alla BMX al ciclismo su strada, al ciclismo su pista, ormai le discipline, la ciclocross, le discipline sono veramente tante. E noi abbiamo sempre sposato un po' questa filosofia. Tant'è che abbiamo anche aperto, legata di fianco all'attività prettamente su pista, scusate, un'attività giovanile. E in questi anni anche lì sono passati veramente tanti ragazzi, e oggi abbiamo dei ragazzi che sono in nazionale del mountain bike, per cui vuol dire che la pista, Una fuori scuola strada, di vita. eccetera, è una scuola di vita ed è propedeutica, veramente apre il mondo ai ragazzini per poi andare nella specialità dove dimostrano più interesse, più talento, più passione. Per cui lo spirito è appunto quello. L'importante è far fare dello sport ai ragazzi, perché sicuramente è formativo. Dopodiché, chi ha le qualità, chi ha la passione, chi ha la volontà può emergere, ma non espressamente su un tipo di attività, ma nella multidisciplinità del ciclismo, che è anche la filosofia della Federazione Ciclistica Italiana e dell'Unione Ciclistica Internazionale. Torniamo a bomba su questa 3 giorni importante dove si assegneranno le maglie tricolore. Più o meno vogliamo spiegare, raccontare ai nostri ascoltatori che cosa alla fine, come funzionerà, quali saranno più o meno gli orari a grandi linee e che cosa ci dobbiamo aspettare. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che saranno svolte tutte le specialità olimpiche, per cui dall'Omnium, che ormai è la specialità principale,
olimpionica alla velocità, alla gara di resistenza. Per cui tutte le attività olimpiche sono presenti. Ad oggi abbiamo una cinquantina di iscritti, ma le iscrizioni non sono ancora terminate. È riservata la categoria Under 23 Elite Professionisti, per cui tutti gli interpreti saranno di elevata qualità, perché comunque ormai sono già atleti formati. Certo. Atleti formati che sono professionisti o sono alle soglie del professionismo, con un'esperienza comunque internazionale alle spalle. Il programma prevede nel primo pomeriggio, in base al numero anche degli iscritti, le qualificazioni. I primi giorni ci saranno gli inseguimenti, la seconda giornata sarà più una giornata dedicata alla velocità, per cui alla classica velocità, lo sprint, al chilometro con partenza da fermo, il Keirin, mentre le ultime giornate si concluderanno gran parte con le finali, e speriamo di mettere insieme anche un quartetto dell'inseguimento, per cui se ci saranno più quartetti andremo a interpretare un po' qual è stata la gara regina un po' per noi per le Olimpiadi, e speriamo di avere un quartetto, un semiquartetto olimpico, ecco, sul nostro velodromo. Tutte le finali si svolgeranno dalle 19 alle 21.30, 22, per cui per il pubblico che anche lavora, se viene al velodromo in quegli orari, potrà assistere a tutte le finali di queste specialità olimpiche. All'interno del velodromo abbiamo preparato un hospitality, per cui ci sarà dei punti ristoro, dei punti dove si può passare tranquillamente una serata diversa, certo, in compagnia di amici, bevendo una buona birra o facendo un po' di vedendo veramente dello sport agonistico di alto livello. A questo punto non ci resta che invitare tutti ad assistere all'ennesimo grande evento al Velodromo Francone. Anticipiamo brevemente, sarà solo uno degli eventi che da qua alla fine dell'anno il Velodromo ospiterà, sarà protagonista, perché appunto non vi accontentate di questo, ma avete anche in mente altre cose. Sì, ci sarà una manifestazione ancora internazionale entro fine anno, non sicuramente in pista, ma possiamo anticiparla. Ci sarà il Tour International Ciclocross, che è il 28 di dicembre. Anche questa è una gara internazionale di ciclocross, per cui ci sarà gran parte dei ciclocrossisti italiani. Le categorie ci sono tutti, dagli amatori a tutte le categorie giovanili, per chiudere l'ultima gara la sera degli elite, per cui dei professionisti. E sarà la finale del Mastercross, che è l'unico circuito internazionale di ciclocross, per cui sarà l'ultima gara e sarà appunto la finale San Francesco al Campo. E in quell'occasione ci sarà anche la finale del campionato italiano a squadre ciclocross, per cui verrà assegnato lo scudetto, chiamiamolo così in termini calcistici, alla società che avrà ottenuto più punti in tutte le prove del ciclocross internazionale. Per cui le manifestazioni non mancano, l'attività è sempre molto intensa, però iniziamo per gradi, vi aspetto tutti martedì, mercoledì, giovedì 20, 21, 22 settembre al Velodromo Francone per serate di sport veramente interessanti.